Ennesima intimidazione col fuoco a Niscemi contro un esponente della giunta comunale. Ieri sera mani sconosciute hanno sparato diversi colpi di pistola all'indirizzo dell'auto dell'assessore alla manutenzione, all'igiene e ai servizi cimiteriali Giuseppe Giugno, 40 anni, parcheggiata sotto casa in via Borsellino. Due proiettili hanno raggiunto anche il portone dell'abitazione della vittima. Una spirale di violenza inaudita. Così il sindaco Francesco La Rosa. A questo noi rispondiamo semplicemente con una parola che io uso dire sempre: rifiuto e vado avanti. Se poi è fomentata da qualche soggetto, da qualche politico, da qualcuno esterno, poi questo è lo sfogo, questo è lo sfogo. Però noi continuiamo imperterriti ad amministrare questa città che è meravigliosa, questa città che noi amiamo. Se no, a quest'ora già avremmo detto basta. Nei mesi scorsi al sindaco hanno avvelenato i due cani che teneva nella sua casa di campagna. L'assessore Carlo Tardi, lavori pubblici ed urbanistica, hanno fatto trovare una bottiglia incendiaria davanti al portone di casa a Gela. Al vice sindaco Giuseppe Meli, assessore agli affari generali, cultura e legalità, hanno danneggiato l'auto e ieri sera, come dicevamo, i colpi di pistola alla vettura di Giuseppe Giugno, che è il braccio destro di La Rosa. Se c'è chi non ci vuole alla guida di questa città, ce lo faccia sapere. Io e i miei collaboratori siamo pronti a dimetterci. È ora che lo Stato si svegli e che si prenda cura di Niscemi, le cui grida di dolore, dice il sindaco, sono rimaste per troppo tempo inascoltate. Se questo deve essere un segnale per far muovere chi di competenza, siamo disponibili anche a questo. Guarda, amministrare per forza non va bene, amministrare assieme va bene, noi siamo per amministrare assieme e quindi c'è anche questa possibilità. Poi in un momento di sconforto poi si può dire di tutto e di più. Oggi ho avuto i primi incontri con le forze dell'ordine che ci hanno dato la loro solidarietà e sono disponibili e sono presenti nel territorio. Io ringrazio il Maggiore Marra stamattina, il commissario Monaco ieri sera, si ha sentito un po' tutti. Vuol dire che se qualcuno alza le barricate, noi continueremo con la testa d'ariete finché non sfonderemo anche questa porta, che è quella della trasparenza, della legalità, del vivere comune. In un momento in cui Niscemi si sta svegliando tutte le proprie capacità, intelligenze, in un momento in cui la cultura sta prendendo forma attraverso la realizzazione del museo, della casa del volontariato, del bene confiscato alla mafia, non possiamo abbassare per nulla i toni, anzi li terremo ancora più alti perché abbiamo l'esigenza di cambiare volto ed iniziare una nuova storia.